in parte abbiamo la moto nuova, ma non è ancora il momento di farla vedere. Così. Quelli un po' più esperti avranno già capito di che moto si tratta. Ebbene sì, sono passato a un'austriaca. Austriaca, giusto? Certo. La moto è un Gas Gas 450 MCF del 2022 e è una bomba, è una bomba. Gas Gas è una moto di quelle che non si è vista troppo ancora sui social, quindi mi piaceva l'idea di poter portare un contenuto nuovo che magari potrebbe interessare molti di voi. Per chi la conosce meglio, è anche vista come il KTM SXF un po' camuffato, diciamo. Per chi non lo sa, Gas Gas è stata acquistata da KTM nel 2018. Non si sa. Nel 2014 mi dicono dalla regia. Porca troia. 2014. Da 2014, pensavo più recente. Particolarità di questa moto: io l'ho comprata già così, già immatricolata Motard, Monte dei Fava, bellini, tutti neri, mozzi neri. Terminale a Krapovic, che però purtroppo è andato a bruciarsi l'adesivo. Adesso cercheremo qualche rimedio da fargli. Il collettore invece è originale e se riusciamo andiamo a cambiare anche quello. Chiamo magari un acra completo, però quello ci penseremo su tutti i lavori da farci. Ho già avuto modo di testarla, come potete vedere anche dal codino. Gangren, rista, KTMista. Qual è la mappa potente, la 1 o la 2? Non lo so. Come non lo sai? Metti la 2. Come metti la? Il numero più alto sarà più potente. Bello, 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 bello. Già scaldato l'impianto dell'enduro.
qua, qua è pericolosa. Lo sposta pinza dal 320 e il disco 310 con l'impianto frenante dell'enduro, quindi non frena una mazza ed è anche pericoloso andare in giro così, cioè, infatti al più presto lo cambierò e adesso vediamo cosa mettere. Altre modifiche farò sicuramente in trasmissione, cambiare i rapporti perché così sono davvero corti e su queste strade qua tanta roba, perché hai una risposta del gas incredibile. Infatti come avete visto non stava giù, è allucinante, ha davvero una coppia mostruosa. Poi ovviamente andremo a farci anche delle grafiche che sto già progettando, poi devo andare a cambiare anche la frizione, mettere un antisaltellamento perché prima sullo Yamaha ce l'avevo e mi trovavo davvero davvero bene. Entri in curva e hai una linearità, è impressionante, non so dire lineari, come cazzo si dice, vabbè, comunque entri in curva stralineare, invece così la senti proprio che inizia a saltellare proprio dietro e è un po' fastidioso, magari è perché sono abituato allo Yamaha. Molto più leggera rispetto a Yamaha, mi sembra un po' più maneggevole, forse è perché l'impressione che sia proprio più strettina qua, capito, no? Però come prima impressione bene, dobbiamo capirci a vicenda un attimo, no? Ci studiamo un po' e poi quando avremo iniziato a prenderci un po' la mano inizieremo a scannellare un po' di più, perché scannare con un mezzo che non conosci è pericoloso, fidatevi, è pericoloso. Quindi prima lo conoscete bene, poi iniziate a fare tutte le cazzate che volete, però pian pianino, sennò rischiate davvero di farvi male. Anche come maneggevolezza, proprio leggera come moto. Spero che il video vi sia piaciuto e in tal caso vi invito a lasciare mi piace e commentare il video di cosa ne pensate, sia della moto sia del video in sé. E se arriviamo a 5.000 mi piace, sceglierò uno tra di voi nei commenti a cui regalerò una mia maglietta della Grand. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e bello!